Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio che per 89. Siamo tornati su Pokémon GO! Non è vero! Non è vero, Pokémon Rosso Fuoco! Signori, oggi sono carico come una molla. Dimmi un po', sei un bimbo o una bimba? Sono un bimbo! Ma comunque non ho capito questa discriminazione, perché gli adulti non ci possono giocare, fammi capire, sono un bimbo! Questo è mio nipote, è da sempre il tuo rivale, lo so. Potresti ricordarmi come si chiama? Cioè, pure sei pure scemo. Nuovo verde, Gary, Damiano e Fabio. Ah, abbiamo vinto! A merda! A merda, culo di vita, merda! Merda, te! Te, passa a livello 6, su! Livello 6, va bene così! Grazie. Ragazzi, grazie. Grazie. Grazie, ragazzi. Come brutto colpo. Testa di cazzo. Sappia per culo. Quirtle. Ah, beh. Lo dicevo. E dove vai? Te ne dito a te, te ne dito a tu. Tu mi vuoi combattere, no? Ah, grazie. Non mi si apre, porco tu, è l'inventario. E vaffanculo, tre passi ho fatto, tre. Neanche quattro, tre, tre passi. Carino, stanno pure le trombette. Squirtle parabolla, ma vai! Grandissimo Squirtle! Non mi hai mai deluso. Altro che Charmander. Altro che. Vai informazioni sulle due specie di Pokémon, sei bruchi? No. No, grazie mille, non mi interessa. È arrivato quello che aspettava. Glielo puoi portare tu? Va bene. Qua ricevo il pacco di Oak. Ci riceve 5 pa... Oh, grazie mille, gentilissimi! Voglio subito un Pidgey maschio, subito! Subito! Non ti venga a mente passare... No, no! Non passerò mai a casa tua, Rosso! Mai! Non passerò mai a casa tua! Quindi subito a casa di Rosso, perché mi sembra che dovevamo appunto andarcene qua dentro. Scusi, sorellina? Sì, sì, grazie! Grazie. Oh, è un PG maschio? È un maschietto di livello 2. Va bene, ma noi ti vogliamo bene così. Se riesco a non ucciderti con un colpo solo. I dati dei PG sono stati inseriti in Pokédex. Grazie. PG Pokémon uccellino coccorino. Sicuramente non ce la farebbe proprio. Io intanto voglio accendermi. Ok, il condizionatore, perfetto. Condizionazione 100. Ho detto condizionatore, scelgo te. Attacco, attacco. Allora, Squirta rientra. Squirta. Vabbè, raga. Ok, lui c'ha Pidgey. Di che livello? Livello 9. Mio Dio. Che faccio? Aspetta. Io ce l'ho del livello 8, Squirtle. Questo mi massacra. Azione. Vorrei tanto. Aia. Mamma mia. Che pezza! E anche Silvio è stato sconfitto. Eccolo qua, livello 11. Perfetto. Va benissimo così. Sì, su Silvio. Porca Giuda, Silvio. Mi consente, è stata una lotta terrificante. Guarda come col... Ma guarda quando conto con Roro! Ma che cazzo stai a dire? Ma dai, non lo sapevo io. Ovviamente questi sapete che me li faccio tutti dal primo all'ultimo, vero? Tutti me li faccio, raga. No, non te stavo panculando, per dire la verità. Sinceramente? Beh, oddio, adesso che mo dici così, magari... Antonella! È il culo d'Antonella! Vabbè, dai! Qua ci dovrebbe essere il capitano che c'ha la vomitazza e mi sembra che tipo gli dovevamo trovare del latte. Ragazzi, non mi ricordo. Ma dire messaggi a Ma come? Ma che? Ma... Un po' gay? Ne ero assolutamente sicuro. Ah, gli ha tirato un CD in faccia e ha usato taglio. Non male. Aia, questo però. Ma me ciuccia, raga. Me ciuccia. Oh.
babba mia. Senti, mi hai rotto un po' le palle. Vedi, andatene. Io mi ricuro, tu mi ciucci, mi ricuro, tu mi ciucci. Mamma mia, quanta vita! Non scendeva più. Ragazzi, Erika ce lo succhia. Aia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Cercheremo di portare su Growlithe il più possibile, sperando che non ho focussato l'altro. Invece l'ho focussato l'altro. Mamma mia, mamma mia, ogni volta, mamma mia. Machop, mandami questo de Machop. Togliti le scarpe, c'hai ragione. Però ti dico, da quando sono partito da Biancavilla che non mi faccio una doccia, quindi potrei dare quel cattivo odore, insomma. Una lo stramontante, che significa che mi hai rotto il culo. Ma l'importante è quello, eh. Vai, confusione. Tari tari. Bam! A casa, let's go. Babba mia, quanto sono brutte. Babba mia, mi mettono un'angoscia. Mi mettono. Ma una. Oddio, ma quello. Fatemi salvare, perché quello io lo riconosco. Quella è quella merda di rosso. Attenzione, eh. Quella è la merda di rosso, ragazzi. A merda. A schifo. Ciccio, dove sono? Mi posso sorvegge in guarda. Ha detto, non ho capito, morti chi o non sono forti? Bello, io ti spacco la faccia, eh. Se ride, se scherza su ste cose, eh. Ma c'hai un Gyarados, ma sei un... Vabbè, ce l'hai piccolo, eh. Rosso, ce l'hai piccolo. Adesso è inutile di no, di sì. Brutta puzzola, tua madre casomai, brutta puzzola. No a me, brutto strunz. Ma che, non ho ancora trovato Marowak. Credo non ci sia più. Beh, meglio, un sacco di cose da fare. Ci becchiamo un giro. Oh, quando vai a finirla da perdere, basta che mo dici, se mettiamo d'accordo e te faccio perdere uguale, Sì. D'accordo. Ah, forse ci danno sopra volo, non lo so. Vabbè, attacco furioso, ma perché t'ho svegliata, rompi pal. Babba mia, quanto è grande! È una femminuccia! Oh, ma dai però! Dai! Allora, zaino! Questo è il momento giusto! Questo è il momento giusto! Adesso non mai più! Allora, dove stanno le Pokéball? Mega Ball, vai! Dai, o l'abbiamo sdenerato, raga! Cioè, speriamo! Uno, due, tre! Oh! Abbiamo preso lo Snorlax! Da ragazzino non c'ero mai riuscito a prendere uno Snorlax. Seriamente? Seriamente? Pokémon sonno, 400 kg, una cazzata. Ok, no. Anche se lo potrei chiamare Ciccio Gamer 89. Però no, non mi piace. Non mi piace dare i soprannomi. Porca, porca miseria. Questi chi so? Non lo so. Il nostro amore è senza confini e senza rivali. Mi ricordavo che loro due erano fidanzati, Me lo ricordavo. Chi so questi? Madonna mia, che maglietto uguali. Vabbè, va bene tutto, però. Oh, babba mia, che cos'è, un attacco incredibile. Ma scusa, tutta sta roba, Peppe, dimmi come è fatta ad entrare. Bravo. Forse magari qua dentro. Dai, su. Sì, c'è una gallina là. Secondo me. Grande. No. L'M che sarebbe volo, sicuro, al 100%. Guarda, Babba mia, è volo. Babba mia, incredibile. Non tocco. Non tocco, c'ho il pad di qua, non me ne fotte proprio. Nessuno si muova, Nessuno si muova. Madonna mia, Blastoise, te amo. Eccolo. Babba mia, Blastoise. Grazie mille. Non me l'ha fatto neanche risovrannominare. Bravi così. Oh, raga, attenzione! Pure Pidgeotto! Sta per diventare un Pidgeot! Ma tutti a livello 36 si evolvono? Cioè, oppure è una coincidenza? Bello, raga, Pidgeot! Grandissimo, sembra un bello cicciottello. Grande Pidgeot, grande. E dove mi porta il cuore? Vedi, là col surf potevamo prendere. T'avrei anche superato, Sì, ha boccato. Tua sorella ha boccato. Vedete, siamo ritornati appunto dove c'era l'altro Snorlax. Ma
Ci faranno mai catturare un altro Snorlax? Non lo so proprio. Vabbè, mo ve dico, che è maschietto lui. Vedi, c'è uno femmina e uno maschio. Ecco, vedi. Ma questo è cattivo, raga. Allora, qua abbiamo trovato Luigi. Qua abbiamo trovato Luigi, quello di Super Mario, no? Eccolo qua, sta qua, più che Luigi. Questo è chiaramente Luigi. Perché hai trovato la pietra lunare? No, ma credo che sia esattamente là sotto, sicuro. Oddio, che carino! Mi piace da impazzire, mi è sempre piaciuto da morire questo. Farfetch, cazzo di nome, ma mi sei sempre piaciuto da morire. Ma no, io pensavo che quello fosse la seconda serie di Pokémon. Invece a quanto pare mi sbagliavo. Allora, mi sono fatto un culo, regà. Non sapete quanti allenatori ho battuto per arrivare a sto punto. Che se, mamma mia, qua dentro non ci trovo Mewtwo, mamma mia, tanto so che già non troverò niente, regà. Io già lo so, ma tanto che posso trovare. Oddio. Oh, guardate che ho trovato un Pikachu. Allora, sapete che c'è? Non lo voglio prendere, ma sapete perché? Perché magari sono stupido, come vi pare. Però è femmina. Pikachu è maschietto. È proprio, quindi voglio un Pikachu maschietto. Se proprio deve essere un Pikachu maschietto. Nulla contro le femminucce, per carità, ma Pikachu è maschietto nella serie, quindi... Oh. Eccolo! Pikachu, Pikachu! Eccolo qui! Allora... provo subito a dargli una Mega Ball. Proprio subito. Vediamo un po' come si comporta. Ragazzi, eccolo. Oh mio Dio, sì. Sì. Calmi, raga. Calmi. Siamo calmi. Fottutamente calmi. Ho salvato, quindi qualsiasi cosa. Livello 50! Mamma mia! Oh, mamma mia, raga, mi fa sempre per un pelo. Ma che per un pelo? Ma un pelo di che? Ma di chi? Di chi è sto pelo? Mortacci tua! Ah, l'ultima niente! L'ultima! L'ultima! L'ultima Ultra Ball! L'ultima, ma che cazzo stai a te? Che cosa stai dicendo? Che cosa stai dicendo? L'ultima Super Bowl, quello che cazzo era, ma mi salvò. Che cazzo stai a te? Oddio, sentivo troppo contento. Sono troppo contento! Vaffanculo! Oh, vaffanculo, veramente! Puttana ladra! Oh, mamma mia! Oh, mamma mia, raga, ma che cazzo state a dire? Con l'ultima! Con l'ultima l'avete visto voi! Non ve sto a prendere per culo! Con l'ultima! No, regà! No! Ma che seriamente! Ma pensa se non ce l'avevo quella! Ciao, ma tutto a posto? Sì, sono tornato, se mi curi, per favore, grazie! Grazie mille, gentilissima! Grazie! Troppo, dai, troppo gentile, troppo premurosa se fosse per questo. Un ragazzo che dirige l'arena giochi, è un grande appassionato di gemme? Ah, sei un grande appassionato di gemme! Siamo in due, e antiche rocce! Dietro sono anch'io, ci siete contento a scambiare informazioni! Extra rapido, ok, un cappuccino. Grazie. Grazie mille. Sono un po' emozionato, è la prima volta che ci sono riuscito. Mamma mia. Signori, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, pollicione in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento col vostro Ciccio 89. Ciao ciao.
Bella regà, mi raccomando, un bel pollicione in su, commentate, condividete. Vi ringrazio per il supporto veramente tantissimo a questa serie, siete stati fantastici. Mi raccomando, fatelo su tutte le serie se ci riuscite, se vi va. Al prossimo appuntamento col vostro 589. Ciao ciao.